Il lavoratore è un compito estremamente facile perché il professor Mattei è noto a tutti, per cui non devo spiegare alcunché. Dico solo questo, che la sua presenza qui questa sera è molto concentrata su un punto, su un argomento, sia raccontarsi un po' la sua esperienza come presidente o amministratore delegato? Presidente. Di Acqua Bene Comune di Napoli, per cui questa volta in un certo senso abbiamo a che fare più con un amministratore che col professore. Perché questa esperienza diventa estremamente importante? Perché è quello che la stessa strada che speriamo di riuscire a percorrere anche a Torino, e allora è molto importante, molto utile conoscere l'esperienza di chi ci ha fatto da battistrada e che sicuramente in quest'opera ha svolto un compito non soltanto tecnico e burocratico, ma anche di profonda conoscenza e sperimentazione di un passaggio cruciale, quale quello di passare da una logica, che è quella della società per azioni, che è quella della ricerca dell'utile, come stabilisce la nostra legge rispetto alle società per azioni, ha una logica totalmente diversa, quella che viene chiamata oggi una missione totalmente diversa. Qui c'è veramente il senso di questa trasformazione, e qui vedremo per cui le difficoltà trovate, ma anche probabilmente gli esempi concreti di come passare da una veste all'altra significa anche passare probabilmente da una cultura all'altra. Io non credo di avere altro da dire, a parte il fatto di aspettare questi ultimi 6 minuti perché arrivassero gli ultimi partecipanti. Come sempre noi metteremo a disposizione sul sito del comitato il video della conferenza e vediamo che comunque questo serve a ampliare indiscutibilmente la platea, perché poi c'è sempre qualcuno che nell'ordine delle decine, talvolta anche di più, talvolta anche delle centinaia di contatti che significano che queste conferenze sono seguite. Qualcosa mi dice che questa sarà una di quelle conferenze che saranno ancora seguite, anche sul sito e tramite la fruizione, tramite video. Non dico altro, lascio la parola al professor Mattei e poi vedremo interventi e domande. Sì, questo potrebbe essere un buon metodo di lavoro. Io sto facendo un cammino che ha avuto una tappa molto importante, come sapete tutti, lo scorso 20 di febbraio, con l'effettiva trasformazione formale di Arin S.p.A. in ABC Napoli. Dal punto di vista giuridico il gioco è fatto, nel senso che abbiamo fatto quello che c'eravamo in qualche misura prefissi, e quindi queste sono, diciamo, le buone notizie. Però purtroppo in questo tipo di operazioni le buone notizie, cioè non possiamo passare del tempo a autocongratularci, perché siamo comunque davvero su un fronte molto molto complicato. Quindi c'è bisogno di un po' di contesto circa la realtà della società per azioni ARIN precedente. Poi vi racconto brevemente gli aspetti anche politicamente più delicati della trasformazione e quelli delicatissimi che stiamo passando adesso, perché tra il resto è venuto un terremoto politico nel frattempo, quindi tutte queste operazioni non si svolgono, non sono operazioni sulla carta, diciamo, non sono cose che si possono studiare in astratto soltanto da studiosi o da scienziati, ma sono cose che capitano in una dinamica politica piuttosto densa. Voi sapete che, lo sapete benissimo perché voglio dire questo è il cammino che abbiamo fatto insieme, che il minuto dopo l'elezione, dopo il referendum del 13 di giugno, De Magistris, pochissimi giorni dopo, dichiara di voler accogliere quella che era stata un po' la piattaforma, no, del nostro referendum, che era quello di ritornare all'acqua pubblica. E ritornare all'acqua pubblica significava utilizzare quelli che sono le strutture istituzionali del diritto pubblico che erano a disposizione, che sono a disposizione del diritto italiano, e queste sono quelle dell'azienda speciale, che nel nostro ordinamento è disciplinata, come sapete benissimo, da una legge del 2000. ARIN S.p.A. era diventata S.p.A. nel 2001,
dopo essere stata, prima di essere SPA, era stata già azienda speciale. Quindi noi avevamo un'azienda speciale che viene trasformata in SPA e che poi torna ad essere trasformata in azienda speciale. Nel corso degli ultimi 16 anni, Arin SPA aveva una governance fortemente verticistica, era basata su un presidente amministratore delegato che è stato per 17 anni il numero uno dell'azienda, con un consiglio d'amministrazione che era, quando al momento dell'attuale trasformazione, era di 5 membri. Questo consiglio d'amministrazione viene sostanzialmente cambiato da De Magistris per andare verso la nuova trasformazione. Inizialmente l'idea era che tutto il consiglio d'amministrazione fosse cambiato, poi dopo, per ragioni politiche che poi ho capito un po' dopo, il presidente rimane lì con un mandato alla trasformazione. In questo consiglio veniamo inseriti il sottoscritto e il dottor Alberto Pierobon, che è un amministratore, un libero professionista molto bravo, un esperto di public utilities, di spazzature, che aveva già avuto un'esperienza a Napoli nella questione dei rifiuti ancora ai tempi di Pecoraro Scagno, e che è stato tra l'altro l'unico non inquisito di tutta quella baracca di lì, per cui sono una persona molto molto capace, di grande qualità. Io mi ritrovo quindi in questo consiglio di amministrazione con di fatto una maggioranza, perché tanto io quanto Pierobon eravamo stati entrambi attivi durante nel referendum. Il presidente precedente dichiara più volte di essere lì al fine di servire, di traghettare, come diceva lui, questa azienda da SPA, da azienda speciale di diritto pubblico, e poi se ne sarebbe dovuta andare al momento in cui la trasformazione fosse avvenuta. Io, dopo un mesetto che ero lì, divento vicepresidente e incomincio il lavoro giuridico per questa faccenda. Un lavoro giuridico che è stato molto molto più complicato e più complesso di quello che mi aspettassi. Io non mi sono occupato di nulla di gestione che non fossero gli aspetti strettamente legali della trasformazione, perché immediatamente, quando io ho preso servizio, vengono fuori una quantità di pareri, di posizioni, eccetera, che dicono che assolutamente la trasformazione non si poteva fare. Che il diritto italiano conosce un istituto che si chiama trasformazione eterogenea, ma che questo istituto della trasformazione eterogenea, previsto al 2500 del codice civile, in realtà può essere utilizzato soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge, e il passaggio da SPA ad azienda speciale non fa parte di quelli tassativamente previsti dalla legge. E quindi ricomincia un'opera di interpretazione. Opera di interpretazione che noi abbiamo condotto con grande studio, basandoci sostanzialmente sulle novità intervenute strada facendo. Le novità erano sostanzialmente il referendum e le sentenze della Corte Costituzionale che avevano ammesso il referendum, e l'idea forte del diritto europeo come principale fonte normativa, e anche la nozione, diciamo, di beni comuni che stava un po' emergendo e che ci consegnava un'impostazione alternativa, tanto rispetto alla visione puramente pubblicistica, quanto rispetto alla visione puramente privatistica. Cioè, questa nozione di beni comuni in qualche misura faceva da sfondo, creava una sorta di nuova impostazione generale che noi consideravamo capace di farci di offrirci delle possibilità interpretative piuttosto ampie. Facciamo tutti i passi necessari, troviamo un paio di giuristi molto bravi che studiano la questione, in particolare il professor Andrea Pisani Massamormile, che era un ordinario di diritto commerciale dell'Università di Napoli. Poi viene fuori la questione della ricerca, quindi facciamo tutte le varie delibere necessarie, e fino a quel punto io faccio molta attenzione che le delibere avvenissero tutte all'unanimità, perché non volevo, è essenziale in queste fasi, soprattutto nel momento in cui, questo è un punto che dovremmo poi, su cui dobbiamo riflettere poi
nel nostro cammino adesso, è essenziale in queste fasi una compattezza politica assoluta, perché quando si va nella direzione di forzature interpretative del diritto, questo lo si può fare soltanto se si ha una volontà politica reale che lo sostiene. Questa è una questione importante da tenere presente. Facciamo tutti i vari passaggi. Succede che quando si è fatta la delibera, diciamo l'ultima delibera del Consiglio di Amministrazione, nella quale poi si decide che si deve arrivare all'assemblea, l'assemblea straordinaria che deve effettivamente decidere la trasformazione, non si trova un notaio che lo voglia fare. Diventa difficile questo. Io per fortuna avevo, prima se ne trova uno, poi se ne trova un altro, se ne provano vari, ma insomma si arrivava al momento buono e c'era questa maledetta idea per cui l'istituzione di un nuovo soggetto di diritto pubblico si basa su un principio di tassatività del diritto amministrativo, insomma una roba un po' tecnica, ma insomma non era facile trovare un notaio che fosse disponibile ad interpretare in modo evolutivo questa norma. Finalmente troviamo il notaio giusto, e questo era il professor Giancarlo Laurini, che era il presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, quindi il top notaio italiano, che ho convinto sostanzialmente. Io avevo rapporti risalenti con la professione notarile perché ho scritto vari libri sulla materia, insomma sono temi che ho sempre studiato, quindi vantavo diciamo una certa credibilità con quel gruppo professionale. Abbiamo lavorato con Lucarelli, ci siamo incontrati 4 volte con il notaio per ore a discutere, a interpretare, a vedere, quindi l'abbiamo proprio molto 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 istruita. Alla fine questa cosa, convinciamo Laurini a fare l'atto. Laurini, oltre ad essere il capo dei notai, era stato un parlamentare del PDL. La cosa è molto rilevante perché naturalmente il clima politico non amico ti dice immediatamente: ecco, si è trovato un notaio compagno, non so come dire, quindi di fronte invece ha una posizione politica visibile, eccetera, si guadagna quella, come dire, quella neutralità, quella visione, come dire, oggettiva, che fa sempre molto, molto, sempre molto importante nel ragionamento giuridico. Quando si fissa la data per l'assemblea, il presidente passato toglie la maschera e si capisce che non aveva nessuno. Lui non credeva che io avrei trovato un notaio, sostanzialmente. Era convinto che alla fine questa sarebbe stata una zuccata nel muro, per cui non saremmo riusciti effettivamente a farla, e aveva collaborato pensando che insomma la cosa succedesse. Nella fase, diciamo, immediatamente intorno a questo momento qui, quando c'era il notaio non si sapeva eccetera, lui diventa presidente del Banco di Napoli, che è una controllata di Banca Intesa San Paolo, quindi una banca abbastanza rilevante. Io lo vengo a sapere abbastanza in anticipo da amici eccetera, e gli telefono per fargli congratulazioni e gli dico: guarda che bella cosa, ma adesso ovviamente te ne devi andare, perché non è che puoi fare presidente della banca privata nello stesso tempo il presidente dell'acqua pubblica, mi pare che ci sia un chiaro conflitto di interesse. Dice: no, ma che dubbio c'è, ovvio che me ne vado, ormai è finita, manca poco, eccetera. Dopodiché prova a bloccare il trasferimento attraverso, venendosene fuori con altri 2 pareri non richiesti dal Consiglio di Amministrazione, che dicevano che assolutamente non si poteva fare. Lì avviene una confrontation piuttosto dura. Io gli dico: guarda che noi non puoi più assumere dei pareri perché ormai l'iter era finito. Lui dice: li ho assunti come amministratore delegato. Gli ho detto: guarda, sei delegato dal Consiglio di Amministrazione, togliamo le deleghe. E a quel punto lui chiede un'audizione dal sindaco, questo siamo adesso a luglio dell'anno scorso, subito prima dell'estate, chiede di andare ad essere audito dalla giunta comunale intera. Io prendo l'aeroplano per andare all'audizione, arrivo giù all'audizione e lui si rifiuta di andare in audizione con me. Per cui avviene questa crisi abbastanza chiara, per cui il presidente non vuole andare in audizione col vicepresidente, insomma tutta una situazione un po' complessa, e a quel punto io si accordano che passa prima lui e poi passo io. Dopo la sua audizione io gli vado incontro un po' sorridendo e gli dico: ah, ma che avevi da raccontare che non potevi raccontare davanti a me, no? E lui, insomma, paonazzo, mi ha ingiuriato davanti a tutti, insomma è stata una scena piuttosto, adesso non ripeto perché non sono un maleducato quello che mi ha detto, e
insomma siamo quasi venuti alle mani davanti alla cosa, dopodiché lui se ne va e si dimette, okay? e questa qui è stato il si dimette. Io a quel punto divento presidente dell'azienda e finalmente si va nella direzione, diciamo, a questo punto di fare l'atto. Si fa l'atto a luglio, vi ricordate? Poi c'era la questione da fare, il piano industriale, tutte queste cose qui, insomma arriviamo alla fase attuale. Allora, questo per dirvi che noi non ci siamo trovati con un clima favorevole dal punto di vista di due, diciamo, potentati. Uno è sono le banche. Le banche, il presidente del Banco di Napoli è ovviamente una persona molto influente, noi è la nostra banca di riferimento ed è la banca di riferimento del comune di Torino, di Napoli, scusatemi. Quindi aveva, come dire, una certa leva, diciamo, sulla cosa. E noi eravamo esposti, non per moltissimo, ecco, per fare dei paragoni, noi siamo più o meno, Arin aveva circa 18 milioni di fidi, affidata per 18 milioni, Smate affidata per oltre 200, quindi stiamo parlando di diverse entità, diciamo, di esposizione finanziaria. Però devo dire che il clima bancario lì era pessimo e questo ve lo dico già per una delle cose, è successo che ci hanno, ovviamente una banca, non il Banco di Napoli, ci ha chiesto di rientrare nel Fido, non l'ha fatto direttamente il Banco di Napoli, secondo me, perché era troppo evidente che la cosa era una risposta, diciamo, quindi non l'avrebbero fatto in quel modo lì. Noi abbiamo semplicemente obiettato che non c'erano le condizioni per rientrare, che comunque avremmo... avanzavano qualche problema legato al fatto che l'azienda speciale prevede, almeno nel nostro statuto di azienda speciale che io ho ereditato quando sono arrivato lì, prevedeva sostanzialmente questa tesoreria. C'era un'idea per cui la tesoreria dell'azienda speciale deve essere lo stesso tesoriere del comune. Quindi le altre banche, non Banco di Napoli, dicevano: ma noi non possiamo più avere dei mutui aperti, dei fidi aperti con un soggetto che ha una tesoreria unica. Allora abbiamo detto: vabbè, adesso cerchiamo di cambiare lo statuto, insomma, poi con le banche si negozia alla fine, non è che sia una cosa particolarmente complicata. Quindi quell'aspetto lì, secondo me, è un aspetto che c'è da qualche parte e lo usano, perché chiaramente viene utilizzato come spauracchio, ma non c'è una ragione giuridica reale per cui debba esserci una crescita del costo del denaro da parte di un'azienda azienda speciale rispetto a un SPA. Una cosa che loro dicevano è che in realtà, essendo l'azienda speciale più organica rispetto al comune ed essendo il comune di Napoli in condizioni economiche disastrose, in qualche modo la situazione negativa del comune di Napoli avrebbe potuto attirare, insomma, affondare anche l'azienda dell'acqua, e quindi questo viene avanzato da parte delle banche come una ragione per chiedere il rientro, ma insomma per il momento questa cosa non è successa. Fatta finalmente la trasformazione, noi ci siamo trovati con due sostanziali problemi, diciamo. Intanto una cosa che è successa, anzi due sostanziali problemi, un problema che è il problema dei problemi, e che Lucarelli non è più amministratore, non è più assessore ai beni comuni. Il che significa che mentre in tutta questa partita, tutta questa vicenda, io e Lucarelli siamo legatissimi, quindi era come avere, non so, uno di noi, farla insieme, non so come dirti, quindi qualsiasi operazione che richiedesse da parte del comune uno spalleggiamento, io ci potevo contare. Adesso non è più così. Il che significa che mentre invece per questo tipo di operazione, soprattutto per la fase che inizia adesso, e qui è dove sono davvero preoccupato, ci vuole un assessore o qualcuno che se ne occupa quasi a tempo pieno. Non è una roba, cioè, siccome è effettivamente una cosa nuova che non è mai avvenuta, siccome la struttura dell'azienda speciale di diritto pubblico è un vecchio carrozzone del 2000 che va aggiornato, perché è uno strumento vecchio, è quello che abbiamo trovato lì, ma ci sono un mucchio di questioni che vanno affrontate, dopo ne vediamo qualcuna. È necessario coraggio interpretativo, non si può avere un atteggiamento, come dire, burocratico. Quindi una volta che noi adesso abbiamo il giochetto e l'abbiamo fatto,
e non abbiamo un clima amichevole intorno a noi, né a Napoli né tantomeno a livello nazionale, come sapete benissimo, la cosa più sgradevole è quella che adesso è come se noi avessimo in qualche misura, ci fossimo messi, ci fossimo affidati a uno strumento che deve essere un attimo messo a punto e non ho più il meccanico che me lo mette a punto, ok? Quindi mentre ci sono tutti gli tutte le possibilità, secondo me, di andare in una direzione, di interpretare per bene questa cosa dell'azienda speciale, facendola diventare uno strumento attraverso il quale fai, gestisci davvero i beni comuni, se viene interpretata in modo burocratico e non coraggioso, la cosa è estremamente difficile, perché diventa una regressione, mi spiego. Se diventa una regressione, tu a questo punto hai uno strumento che non ti consente di gestire l'acqua in modo efficiente, e se non ti consente di gestire l'acqua in modo efficiente, trovi tutti i gufi che ti dicono: ecco, avete visto che cosa avete combinato, no? Questa è un po' la questione che adesso a me preoccupa molto. Perché questo? Perché in realtà quell'idea di beni comuni che noi abbiamo ci fa immaginare il ritorno all'acqua pubblica, e questo l'abbiamo detto mille volte anche in campagna elettorale, durante il referendum, non come una regressione ad un passato del carrozzone burocratico, ma come un passo avanti, cioè come una sorta, noi abbiamo fatto un'esperienza, siamo passati dall'acqua pubblica all'acqua privata, e torniamo all'acqua pubblica non per tornare a una cosa vecchia, ma per far tesoro anche delle esperienze positive in termini di flessibilità e di gestione che ci sono certamente nel modello dell'SPA, garantendoci tuttavia contro la possibilità di far profitto e contro la possibilità di vendere le partecipazioni pubbliche. Questa è un po' l'idea, no? Che quindi questo è un passo avanti che sostanzialmente dal punto di vista teorico e culturale consiste nel cambiare il DNA dell'azienda. Cioè, mentre l'azienda dell'acqua, come SPA, ha un DNA for profit, no? Ha un DNA di profitto, quindi ha un DNA, come dire, di impresa tipicamente informata a una gestione di una merce, l'azienda speciale di diritto pubblico interpretata come strumento per i beni comuni deve avere un DNA diverso, che non è il DNA, diciamo, del breve periodo, del profitto e dell'estrazione, ma è un DNA di tipo generativo, di tipo ecologico, di tipo sociale, di tipo, come dire, diffuso, no? Che consente a questo strumento di funzionare a regime nell'interesse di tutti e non nell'interesse dei pochi che ne controllano il pacchetto azionario. Che poi questi pochi siano il sindaco Fassino piuttosto che dei privati, poco importa, perché la struttura è sempre comunque una struttura di tipo privatistico che mette nelle mani di pochi che hanno un interesse al profitto il governo di una risorsa troppo importante per essere mercificata, no? Questa è l'idea che abbiamo sempre sostenuto. Però noi non abbiamo una legge che ci consente di far questo, giusto? Abbiamo uno strumentario, e questo strumentario dobbiamo adattarlo. Per adattare, e lo strumentario che dobbiamo adattare, questa azienda speciale, così come ce l'abbiamo adesso, è una bestia, diciamo, non facilmente governabile sotto due profili principali. Sono due preoccupazioni reali che io sto affrontando. Una di queste è, secondo me, non completamente esportabile a Torino, perché a Torino si farebbe il consorzio, dunque uno dei problemi che vi sto per dire non c'è. L'altro però c'è e va tenuto presente. Il problema che non c'è a Torino, ma che vi dico lo stesso, è quello per cui l'azienda speciale di diritto pubblico non prevede un'assemblea. Okay? Mentre la SPA ha una governance che si basa su un'assemblea dei soci, che sarebbe poi il socio unico in quel caso, del sindaco, okay? Che si esprime quindi in un'assemblea attraverso un suo delegato, che nel caso tipico di Napoli era Lucarelli, era l'assessore ai beni comuni, okay? Quindi noi avevamo un'interlocuzione con la proprietà, per così dire, che passava attraverso l'interlocuzione con un compagno referendario che intanto che la pensava come noi, e inoltre che comunque poteva decidere, diciamo, in una situazione pensando all'interesse collettivo, all'interesse del popolo del referendum, ok? Oggi l'azienda speciale non conosce l'assemblea, per cui tutti gli atti dell'azienda speciale che richiedevano approvazione assembleare ora devono essere approvati al consiglio comunale, ok? Il che significa è una roba catastrofica, perché a parte i tempi, che i tempi ovviamente estremamente, estremamente complicati di tutto questo, c'è anche il fatto che al Consiglio Comunale si aprono costantemente dei mercati, nel senso che tu per farti approvare il bilancio
devi andare a cambiare il tubo alla suocera del vice capogruppo del gruppo X, mi spiego, perché ovviamente c'è un, si apre il solito mercato di queste cose. E questo è un problemone, non un problemino, un problemone, che va assolutamente superato in via interpretativa. La nostra linea culturale in questa fase qui è quella di dire, siccome noi stiamo andando verso una gestione dei beni comuni, e siccome quindi non è una regressione, tutti quegli aspetti di governance che avevamo acquisito con l'SPA, tanto più che noi non abbiamo fatto una nuova azienda, ma abbiamo trasformato una vecchia azienda, rimangono tali e quali. E quindi il sindaco si esprimerà in assemblea dei soci come era precedentemente. Peraltro l'assemblea dei soci non è prevista in statuto, perché questa roba qui, molte di queste cose purtroppo le si vedono quando le fai. Non è che in astratto ci pensi, sicuramente non ci ha pensato chi ha fatto lo statuto. Io devo anche dire la verità, non avevo un'esperienza enorme di diritto pubblico sullo statuto, ho fatto alcune parti, non certe altre, questa roba qui nessuno di noi l'ha notata. Questa cosa qui adesso sta passando attraverso una mia interlocuzione con i notai, eccetera, eccetera, per convincere il notaio a convocare un'assemblea, a farmi convocare un'assemblea. A quel punto, se il sindaco viene in assemblea, si esprime in assemblea, per fatti concludenti, in qualche modo manteniamo la struttura precedente, cioè diciamo, facciamo passare questa tesi. Dopodiché, nel frattempo, l'idea è di quella di cambiare lo statuto, cercando di prevedere la presenza dell'assemblea, ragionando sul fatto che lo statuto dell'azienda speciale ha lo stesso livello giuridico dello statuto del comune e quindi potrebbe teoricamente derogare, no? Dovrebbe poter derogare, stante i vari principi 114 eccetera della Costituzione, dovrebbe poter funzionare come l'ex specialis rispetto alla normativa generale, sulla base della devoluzione, sulla base del principio di sussidiarietà, sulla base di tutti i vari principi di diritto europeo. Comunque anche lì è un lavoro di interpretazione faticosissimo, che però dobbiamo necessariamente fare, perché se non riusciamo a passare di lì ci troviamo con in mano un meccanismo davvero difficile da governare. Per carità, si governa tutto, nel senso che per esempio adesso abbiamo fatto il budget, io il budget l'ho mandato all'assessore competente, nel frattempo sto cercando di convocare l'assemblea, stiamo un po' nell'ambiguità, vediamo cosa succede, però insomma quello è un passaggio complicato. Però qui a Torino quella roba lì non dovrebbe esserci, perché l'azienda speciale, il consorzio viceversa, ha un'assemblea, l'azienda speciale consortile conosce l'istituto dell'assemblea. Lì piuttosto ci sarà qualche difficoltà in più per ponderare il peso dei diversi soggetti, perché ovviamente in questo caso noi abbiamo dei soggetti, abbiamo un comune di Torino che è largamente maggioritario, poi abbiamo i piccoli comunelli e le varie situazioni, e lì nel momento in cui si dovesse andare verso questa direzione bisognerà mettersi intorno a un tavolo e fare delle ponderazioni di voto, insomma capire un attimo come far funzionare questa assemblea. Però l'assemblea c'è e non si passa dai consigli comunali, questo è un primo punto. Il secondo punto, che è risultato essere particolarmente spinoso e particolarmente complicato, devo dire, più, molto di più di quello che pensavo, è che questa volta non a causa dell'azienda speciale in sé, ma a causa di varie normative successive di spending review, è stato introdotto lo sciaguratissimo principio per cui nessuno dei membri del consiglio d'amministrazione di un'azienda speciale può essere retribuito. Allora, questa è una situazione antipaticissima, perché ovviamente ti muovi in quel senso e tutti dicono: ma te vuol fare i soldi. Io ho cercato di essere di una apertura assoluta e una trasparenza totale. Io in un anno come presidente di Arin S.p.A. ho ricevuto 17.000 euro lordi, ok? Quindi non è una cosa che ho fatto per arricchirmi. Il precedente presidente ne prendeva circa 6 volte tanto attraverso vari magheggi suoi, quindi insomma io ero tranquillissimo. E ripeto, non è una cosa che faccio per avere altri 17.000 euro nel prossimo anno, posso stare benissimo senza 17.000 euro. Il problema vero è che esiste che non retribuire l'amministratore delegato, e comunque non retribuire un consiglio d'amministrazione, non ti consente di avere una persona che sta lì, perché un amministratore delegato è un lavoro a tempo pieno. Allora tu puoi anche non pagarlo tanto o tantissimo come erano pagati precedentemente, ma devi poter necessariamente retribuire il lavoro di una persona che fa quel lavoro lì. E questo è un problema. Perché questo? Perché è sorto questo problema? È sorto perché
siccome l'azienda speciale era una sorta di specie in via d'estinzione, cioè l'abbiamo resuscitata noi altri sostanzialmente, era un'azienda utilizzata ormai soltanto per bocciofiche, le piccole collezioni di quadri, cioè non aveva nessun tipo di vera responsabilità gestoria. Era, tu gestivi un museo comunale, allora quello lo fai per onorariamente, no? Invece, chiaramente, in un'azienda speciale che svolge un'attività economica le cose sono molto diverse, anche perché ci sono delle responsabilità non banali rispetto a questa cosa. Su questa partita qui la Corte dei Conti è intervenuta diverse volte, sempre dicendo che no, assolutamente non volendo sentire ragione. Stiamo lavorando anche qui su una serie di interpretazioni, però sarebbe importante che fosse il comune o a chiedere un'interpretazione da parte della Corte dei Conti, che però è un po' rischioso chiederla perché se poi la becchi storta non la giri più, o di presentare al Ministero dell'Ambiente, quando avremo un Ministero dell'Ambiente, una proposta di modifica di quell'aspetto, un'interpretazione autentica, perché poi erano arrivate alcune interpretazioni autentiche successivamente relative per esempio ai revisori dei conti, che all'inizio della spending review non dovevano essere pagati più nemmeno quelli, invece quelli lì sono stati fatti salvi. Ok, quindi insomma è una parte del diritto in rapido movimento, chiaramente resa complicata dalla situazione nella quale ci troviamo, quella va assolutamente risolta in qualche modo. Noi nello statuto dell'azienda speciale avevamo la retribuibilità delle cariche con una decisione del sindaco, eccetera, e comunque una delle vie è trovare quella. L'altra via che stiamo pensando di fare in via, perché io non voglio lasciare l'azienda, cioè io la cosa di cui mi sento personalmente investito e responsabile in questa fase è quella che noi abbiamo tantissime esperienze italiane che ci guardano. Noi dobbiamo consegnare un sistema che sia utilizzabile in modo serio, ok? Cioè io non voglio venire qui a dire usiamola, facciamola, no? Per una ragione puramente ideologica. Siccome abbiamo la fortuna di poter fare questa esperienza pilota, impariamo dagli eventuali sbagli fatti, no? Capiamo quelle che sono le criticità, mettiamole sul tavolo e affrontiamole. Questa sarebbe una cosa che avrebbe voluto essere fatta in piena onestà dopo il referendum, perché se si fosse preso sul serio il referendum ci sarebbe messi tutti intorno al tavolo a lavorare in questo senso dopo il referendum, invece le migliori intelligenze del paese dopo il referendum hanno lavorato a fregare il referendum, lo sappiamo benissimo, ma adesso questa roba va fatta e non è una cosa facile da fare da soli, ok? E qui poi arriviamo all'ultima fase, che è quella di Federcommons eccetera, che è quella un pochino più organizzativa. Su questa cosa non posso darvi altre notizie che dirvi quelli che sono i problemi, nel senso che io domani mattina, insomma, stiamo lavorandoci proprio in questi giorni mentre ne stiamo parlando. Una terza possibilità, che però ha delle difficoltà, c'è delle criticità da percorrere, che potrebbero essere, è quella di utilizzare una controllata dell'azienda speciale al fine di retribuire le cariche. Noi la controllata ce l'abbiamo e lo potremmo fare, però a me non piace questa cosa qui perché non è diretta. Mi spiego, è un evidente, sembra che lo fai per i soldi, non è quello il punto, piuttosto sono senza soldi, ma vorrei l'uscita dalla porta principale. Perché se no, non so come dire, sembra una cosa spuria, antipatica, poi abbiamo attaccato pesantemente i nostri predecessori perché usavano le controllate in quel modo lì e non mi pare che sia una cosa elegante da fare in questa fase, quindi non ci sono le condizioni politiche. Per carità, fosse quella l'unica via e uno lo sa prima, lo mette sul tavolo del negoziato all'inizio quando devi fare la trasformazione, lo puoi fare benissimo, ma in corso d'opera, come sempre, le cose vanno fatte con ancora maggior cautela. Quindi c'è quest'altra questione qui. Queste diciamo sono le cose più spinose. Sono emerse una serie di questioni e questioncine, anche quelle antipatiche in materia di diritto del lavoro, anche qui produzione di problemi a mezzo di problemi davvero, perché sostanzialmente cosa è successo? È successo che i dipendenti pubblici hanno una mutua, perdonatemi il linguaggio poco tecnico, diciamo, una mutua che si chiama IMPDAP. Okay? L'IMPDAP è stata sciolta e fatta convergere con INPS da una legge di un annetto fa, una roba del genere. Però questa legge non ha mai trovato i decreti d'attuazione, solite cose, solite riforme che non sono avvenute, quindi di fatto IMPDAP esiste ancora, okay? Cioè non c'è come legge, ma c'è ancora. Allora adesso che cosa facciamo? Noi dobbiamo decidere dal prossimo mese d'aprile, cioè entro il 10 d'aprile, io devo prendere i soldi delle pensioni, di queste cose qui, e decidere se dalle IMSS o IPDAP.
vado da INPS e INPS dicono: ah, ma adesso siete diventati azienda speciale di diritto pubblico, dovete andare da INPDAP, giusto? Vado da INPDAP, INPDAP mi dice: ah, benissimo, potete darli da noi, però dovete pagare l'integrazione, eccetera, e tirano giù una mazzata di soldi. Anche lì, capito? Queste sono quelle cose che tu come diavolo potevi aspettarti. È una questione di qualche mese, perché pare che questi benedetti decreti d'attuazione siano in arrivo, e quindi una follia assoluta, nel senso che tu praticamente togli dall'agenda INPS per mettere in un ente che è già stato cancellato per legge e poi rimetterli dall'altra parte, secondo me c'è spazio. Io pensavo di fare un ricorso, io pensavo di andare per avvocati su tutta questa storia qui, provare anche a portarla in corte, insomma, a vedere, prenderla per via giudiziaria. E anche, devo dire, la questione della retribuzione, una possibilità che sto considerando è proprio quella, cioè di semplicemente andare in civile, essendo che la giurisdizione amministrativa e contabile ragiona con la testa piccola così, andare da un giudice civile e dire: signor giudice civile, io ho fatto il presidente di questa azienda per un anno, prima ho guadagnato 17.000 euro, non è cambiato nulla nella mia relazione contrattuale, è soltanto l'azienda è cambiata dal punto di vista formale, adesso io voglio 17.500 euro anche adesso, cioè voglio una continuità di retribuzione, perché queste cariche devono essere retribuite. Magari trovi se becchi ragione sul piano civilistico, ovviamente poi il gioco è fatto. Quindi dobbiamo capire, però sono tutte le solite storie: avvocati, pareri, cause, tempo, no? Ovviamente una via possibile, se tu avessi l'assessore o comunque avessi una volontà politica davvero forte, sarebbe quella, che non escludo che succeda, però e sarebbe quella che il sindaco, il consiglio comunale, sulla loro responsabilità dicono: si fa così, noi vogliamo usare, abbiamo messo i beni comuni in statuto comunale, questa è un'azienda a bene comune, non c'entra niente tutta questa vicenda, qui ci sono le responsabilità gestionali, questo e questo lo facciamo comunque, così come dicono rompiamo comunque col pazzo di stabilità, potrebbero fare queste cose qui. Però devi avere qualcuno che lo fa, mi spiego, cioè che gli sta dietro, che quell'altro che ci pensi un attimo mentre gli parli non stia pensando altre 50 cose, insomma sono le solite cose che hai con quando hai a che fare con l'interlocutore politico, che ha ovviamente 150.000 problemi e il tuo mini problemino, o che per grande importante che sia, non viene mai neanche capito, mi spiego, ecco. Quindi questa è un'altra robetta che è in campo. Allora, quindi ricapitolando, quindi sul fronte delle, insomma, vi ho fatto un quadro di un cammino, perché è un cammino, non è finito, siamo in mezzo al guado, stiamo tutti molto studiando, abbiamo messo in piedi un gruppo di studio allo IUC che sta proponendo vari aspetti, anche con colleghi napoletani, insomma stiamo un po' lavorando, e l'idea sarebbe quella di andare verso la costruzione di una qualche rete di soggetti che vogliono gestire l'acqua come bene comune o i servizi pubblici come bene comune, creando una rete parallela, quantomeno parallela se non alternativa, a Federutility, perché se tu vai a chiedere queste cose a Federutility è completamente posseduta dai privatizzatori, lo sappiamo bene, li abbiamo avuti contro in Corte Costituzionale, conosciamo benissimo quella che è la loro posizione. Quindi ci vuole un luogo di elaborazione, di lobbying, eccetera, che sia in grado di far capire queste cose, perché guardate che è abbastanza singolare che in tutti questi mesi successivi in cui è iniziato questo cammino non ci sia stato un organo di stampa che ne ha parlato, cioè proprio niente, in un modo abbastanza impressionante, nel senso che comunque, insomma, è una novità importante del nostro diritto pubblico, non c'è dubbio. Il fatto stesso che sia fatto questo passo costituisce un orizzonte, poi ti può piacere o non piacere, ma è stata una trasformazione importante, e siamo assolutamente a un tasso di oscurità, diciamo, totale dello scenario. Quindi c'è anche questa cosa qui. Quindi questo sul piano, diciamo, legale. Sul piano della sostanza, le cose interessanti sono che abbiamo incominciato a dar vita all'organismo di controllo, perché sostanzialmente la logica del nostro cammino è quella di dire: noi abbiamo cambiato il DNA dell'azienda, adesso la vocazione non è più il profitto ma è l'ecologia, no? È l'acqua bene comune, l'ecologia, eccetera. Come controlli questo? Cioè, se la tua vocazione è il profitto, tu puoi usare il mercato come agenzia di controllo, nel senso che hai la tua partita doppia e vedi se stai a gallo, se vai a fondo, ma tu sai se stai lavorando bene. Se tu introduci dei valori che non sono valori di mercato, non hai un modo di monitorarli. Allora, sul piano teorico, l'idea è che da un lato la partecipazione,
Quindi il momento partecipativo, quello che abbiamo visto qui, insomma, le persone che vogliono occuparsi, che si occupano, che partecipano al governo dell'acqua, sono, come dire, attente tutte dal punto di vista filosofico, politico, eccetera, a controllare questo. Però stiamo cercando di dotare, diciamo, questo organismo di controllo in cui canalizzare la partecipazione di uno strumentario di misurazione dei beni comuni. Allora, quindi praticamente la vocazione è stata cambiata ed è adesso l'ecologia. C'è questo organismo esterno che si chiama Comitato di Controllo, che è una specie di parlamentino dell'acqua, a cui io tengo moltissimo per una ragione molto semplice, che questo è quello che ci garantisce la matrice pubblica indipendentemente da chi ci abbiamo a palazzo del comune. In altre parole, se fra un mese, fra un anno, fra due anni cade la Giunta dei Magistris e mi torna un centrodestra agguerrito piuttosto che X, piuttosto che un centrosinistra come quello che abbiamo qui a Torino, l'esito potrebbe essere la riprivatizzazione o comunque il far abortire questo strumento. Quindi l'acqua bene comune deve affrancarsi dalle contingenze politiche del momento. Noi dobbiamo riuscire a governare l'acqua come bene comune indipendentemente dal fatto che al palazzo del sindaco ci sia il centrodestra, il centrosinistra, ci sia D'Alessandri piuttosto che ci sia un altro che invece la pensa diversamente. Quindi questo è il nodo. Allora, il comitato di sorveglianza ci garantisce una presenza del pubblico non intesa come proprietà privata del partito, della maggioranza del momento sull'acqua, ma intesa come il pubblico partecipato. Okay? Allora, questo organismo è fatto da cinque, questa è stata una delibera che abbiamo fatto prendere nel luglio scorso, assessore Lucarelli ancora, sulla quale abbiamo creduto molto. Questa è una sorta di piccola struttura esterna, non è parte della governance di ABC, ma è una struttura esterna che rispetto alla governance di ABC parla spesso di controllo, eccetera, ne abbiamo formalizzato come fare. Questo parlamentino dell'acqua è fatto di cinque rappresentanti dei lavoratori, eletti direttamente dai lavoratori stessi, quindi non nominati dall'RSU ma a elezione diretta. E questi li abbiamo già eletti la settimana scorsa, non senza dei problemi durante l'indizione, eccetera, eccetera, però siamo riusciti a fare elezioni, hanno partecipato il 97% dei lavoratori di ABC. È stato un successo straordinario, perché ovviamente si è dimostrato che i lavoratori stanno con noi, ci tengono a partecipare, era boicottata da tutta una serie di esponenti, diciamo, della vecchia dirigenza che ancora sono lì, perché comunque c'è Maretta dentro l'azienda, noi abbiamo licenziato il direttore generale, che aveva gestito, sia il presidente che il direttore generale se ne sono andati, questi hanno gestito per 16 anni in modo padronale l'azienda, quindi capite che insomma ci sono dentro ancora ovviamente loro uomini, loro persone da tutte le parti, quindi 97% di partecipazione delle cose. Poi ci sono 5 consiglieri comunali che vengono, diciamo, che rappresentano il consiglio comunale. Questi consiglieri comunali, mi sono messo d'accordo con De Magistris e con Sodano, che loro sarebbero 2 appartenenti all'opposizione e 3 alla maggioranza. Quindi sarebbero sostanzialmente rappresentativi dell'intero spettro delle cose. Manco a dirlo, dovevano averli nominati già 2 settimane fa, non l'hanno fatto perché non si mettono d'accordo, perché comunque il comune ha un sacco di problemi in questo momento qui, perché ci sono state le elezioni, devono fare un rimpasto, non si capisce bene che cosa succeda. Comunque altri 5 verranno di lì. Dopo ce ne sono 5 che sono presi fra gli utenti, e 5 che sono presi, nel mondo ambientalista dei movimenti sociali. Allora, questo è un punto molto interessante, perché come scegli, per esempio, quelli fra gli utenti? Allora, qui abbiamo seguito anche con Alessandro, un attimo, abbiamo fatto abbastanza di questi studi, eccetera, abbiamo guardato un po' di esperienze che ci sono all'estero. L'idea era, e anche un po' capire qual è la realtà napoletana, l'idea è quella di arrivare ad un sistema di selezione degli utenti che abbia dei requisiti minimi di partecipazione, per cui devi avere, sei considerato, prima deve esserci un processo di informazione, quindi noi adesso abbiamo fatto un piccolo documento che purtroppo mi sono dimenticato, ma ve lo mando per mail, è interessante, molto molto semplice, in cui spieghiamo la trasformazione, in cui raccontiamo il senso di quello che abbiamo fatto fin qui, che spediremo insieme alla bolletta dell'acqua, in modo da informare tutti quelli che sono gli utenti dell'acqua che c'è questa cosa che sta per succedere. Gli utenti che sono interessati a venire nel parlamentino dell'acqua, nel comitato di sorveglianza, mandano una loro dichiarazione di interesse
all'azienda, corredata da due o tre informazioni che non abbiano dei reati, che non abbiano commesso dei reati contro l'ambiente, che non siano parenti del tesoriere, insomma una serie di cose minimali per evitare conflitti di interesse, eccetera. Dopodiché, da tutte queste dichiarazioni, l'idea di fare un sorteggio sul modello della giuria popolare all'angloamericana, si fa un sorteggio per cui non si hanno pressioni, cose cordate e quant'altro, si hanno delle persone che hanno voglia di occuparsi dell'acqua, l'hanno detto, si sorteggia, si può in questo modo anche agevolmente equilibrare la questione di genere, quindi tenere presente tutti i vari aspetti, eccetera, quindi magari sorteggiare tre donne e due uomini, insomma capire un attimo come fare, e quella componente lì la si fa in questo modo. E su questa abbiamo già preparato le cose, io mi auguro, insomma, ottimisticamente, secondo me, io penso che a me piacerebbe arrivare al 28 di aprile, quando abbiamo, il 24 di aprile, quando c'è di nuovo la giornata, diciamo, in cui dovrebbero essere convocati, c'è una cosa organizzata dai forum e da De Magistris sulla gestione pubblica, quella sarebbe una buona data per la quale avere quantomeno, diciamo, il giorno che si fa il sorteggio, magari qualcosa del genere. Insomma. Ecco. Non so se ce la facciamo, ma insomma, comunque quella invece, per quanto riguarda la rappresentanza del mondo ambientalista, c'ho un appuntamento con Silvia Salvo e con gli amici e compagni, con Zanotelli, eccetera, del Forum Napoletano. Ci vediamo domani pomeriggio, se non sbaglio, sì, domani pomeriggio ci vediamo per discutere come farlo. Anche lì l'idea sarebbe quella di evitare di rivolgersi, cioè tutta la filosofia di questo organismo è di evitare di rivolgersi a situazioni già strutturate per selezionare i rappresentanti, cioè proprio per evitare di riprodurre, come dire, la logica della legittimazione burocratica. Quindi lì vorremmo fare questo, poi ne parlerò appunto con domani, ne parleremo e decideremo, ma l'idea è un po' di fare una specie di censimento di quelle che sono le principali realtà presenti sul territorio, no? Dal punto di vista ambientale, eccetera, i consumatori piuttosto che la Legambiente, eccetera. Ciascuna di queste ci segnala un pacchetto di nomi, magari se è un po' più grossa gliene facciamo segnalare qualcuno di più, se è un po' più piccolo qualcuno di meno, organizzare in questo modo qui, ci segnalano dei nomi e poi nuovamente, che loro selezionano, e poi nuovamente sorteggio fra i nomi che questi selezionano, per modo da avere a quel punto una specie di un organismo davvero indipendente che diventa l'organismo di controllo dell'acqua pubblica. Io credo che questo sia molto importante, perché secondo me una volta che abbiamo messo in piedi sta roba, tornare indietro diventa veramente difficile, perché anche se cambiano idea, eccetera, eccetera, si trovano comunque di fronte a un organismo legittimato, formalizzato, pubblicamente, come dire, raccontato e narrato, che io credo sia più difficile da togliere dai piedi. Questa è l'esperienza napoletana, che come la stiamo portando avanti. Ovviamente è stato bello potervela raccontare, se avete delle domande mi fa molto piacere.